Guys, fala galera da Chicos. Ciao ragazzi, bentornati sul canale dello zio Alfix. Appena tornato dalle vacanze. E ragazzi, sto registrando proprio stasera dopo la scossa avvenuta a Ischia. Purtroppo ci sono stati anche alcuni morti, mi dispiace. Io sono stato proprio in quella zona di Casamicciola per una settimana, 8 giorni. E sono tornato praticamente ieri. Comunque, bando alle ciance, partiamo subito ragazzi. Voglio che voi mi lasciate un like, almeno voi che subito cliccate sul video. Voi più fedeli, fedelissimi, ma anche coloro che magari vedono loro il video, anche quelli là. Quello è andato a fare una scampagnata sulla montagna, sulla collina. E sono ragazzi un elenco di partita, ovviamente una playlist creata da un membro della crew. Quindi ragazzi, non so assolutamente se queste gare, se questa gara e alle altre magari sono belle o meno. Quindi tutto sorpresa, tutto non so manco. Cioè, la gara si chiama Night Retro di RV, che dovrebbe essere un creatore spagnolo, se non erro, se non vado errato ragazzi. Ok, infatti il retro è questo, perché se non è tipo gara vecchia, tipo vecchio. Non vedo un cazzo. Mamma mia raga, mi sono salvato all'ultimo. Aspetta. Sì. Flip alla perfezione. Ok, cioè, non si vede un ca. Un cavolo. Andiamo così. Andiamo ragazzi. First position of perso. No vabbè, no, ma non è possibile. No vabbè, ma mannaggia ragazzi, c'è qualcuno che mi butta proprio la peste, no? La scalone. No, che cazzo è quel coso lì? Che cazzo è? Quel coso messo. Ma non si vede nulla, non so. Forse devo aumentare la luminosità dello schermo. Ogni volta mi fa accettare i termini dell'Eula, i termini e condizioni. Come manco mi pigliasse per un modder sto GTA, sta Rockstar. Io ho fatto anche il collegamento con Rockstar, con tutto, con il social club, ma nulla, oh. Me lo chiede sempre, devo sempre stare a cambiare la. Che le voleva la radio, devo. Vabbè, raga, devo mettere la visuale alta dell'auto. Comunque, ci hanno rubato la prima posizione che era legittimamente nostra. Purtroppo quell'atterraggio e quella cosa lì con il bancarello del fruttivendolo ci ha fatto accappottare. E intanto ne andiamo e cerchiamo di recuperare sto birbone da qui davanti. Perché la gente sta. Perché non ci riescono con la Cyrus questi? Non ho i fari, raga, si sono rotti i fari. Porca mamaiala, quindi dobbiamo andare così a sensazione. Per fortuna che adesso lo so. Vediamo un po' ragazzi se sono primo ancora. Flip, dimmi che funziona bene. Sì, alla grande. Appoggiamoci. Vediamo così c'è qualcuno in chat che rompe. No, che è successo? Raga, che è successo? Due giri solo erano, raga. Ho visto bene, due giri. Ce l'abbiamo. No, ben ci posso credere. Abbiamo sbagliato al secondo giro, all'ultimo. E Pier Giorgio va a prendersi la prima posizione. Pier Giorgio ladrone. Partiamo così ragazzi, partiamo. Terza posizione, comunque in molti sbagliano. Quindi non so se non è solo un problema mio, secondo me. Gente che si suicida così. Dai. Perfetto qui. Raga, qua. Dai che funziona. Dammi. Raga. Checkpoint 3, seconda posizione. Ok, l'importante è questo. Questo è il primo giro. C'è questo davanti del primo giro. Dovrebbe essere finita la gara, oh. Yes, è così infatti. Passiamo subito alla seconda gara e non ci perdiamo in altre. Eccoci qui ragazzi, seconda gara, One Year Later. Una gara di Nokia Maicon, un creatore brasiliano che è tornato dopo un anno a creare praticamente gare. Fatemo così, a caso, sempre con l'Osiris, raga, non è colpa mia, ma è consigliata all'Osiris. Qui tutti a fare car boosting. Ok, vediamo un po' di questa curva. No, si poteva accelerare al massimo. Sto andando invece molto più. Mantieniti Osiris, grande, così è buono quel car boosting lì, che ci fa guadagnare un po' di metri. Bene, dai. Siamo partiti abbastanza bene. Qui posso andare al massimo. Ho rallentato un po'. Quello lì che sfrutta tantissimo il car boosting, ha fatto benissimo. Guardate quanto spazio è riuscito a racimolare, raga. Ok, raga, proviamo qui. No, sto girando male. Devo riprendere quella mano fatata, che ormai mi manca un po'. Non sto giocando più molto spesso, raga. Ho fatto anche un'altra settimana, anzi 8 giorni, 9 giorni di pausa. Dov'è che devo andare ora? Ok, dritto. Andiamo, saliamo. Dove che andiamo? Dove ci porta Nokia Maicon? Vediamo ragazzi. Bello. Ma perché si mette così la mia auto? Dai, ma perché? Che cavolo sta succedendo? Siamo in discesa. Raga, non sto capendo nulla. Ok, ci sono. Però raga, non ho capito nulla. C'è uno con la X80 Proto, un pazzo, dato che la Osiris era l'unica macchina. Di nuovo sto flip, raga. Questa volta andiamo perfetti. Mamma mia, finalmente, oh.
sempre tutti storti, sempre atterraggio non consono. Allora cerchiamo di recuperare. Saremo sicuramente verso, sì, questa è la posizione, decima posizione, oh, sì, infatti, nona posizione, raga. Provo un flip così, speriamo questa volta che l'atterraggio sia buono. Sì, quando non serve. Mannaggia, raga, quando non serve l'atterraggio lo facciamo giusto. Allora, appoggiamoci. Sì. Comunque vedo che le X80 Pro lo stanno andando, quindi anche forse le Wagner. Bello questo flip sull'aereo moddato, bello. Così è qui, qui andiamo dritti. Dai, 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 Osiris, siamo in settima, abbiamo recuperato qualcosina. Non mi dispiace, raga. Appoggiamoci e seguiamo tutta la guida così com'è. Belli, raga, altri flip sul meteorite. Fantastico. Altro flip ancora. E ancora qui chiudiamo il flip. Alla grande, raga. Non so se sono terzo, però. Che cos'è qua? Non sto capendo nulla. No, 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 ti prego, no, ti prego, no. Raga, ho sbagliato. Cioè, non ho sbagliato, non ho del flip. Quindicesimo. Ma porca Eva. Ci dobbiamo rifatti il flip. Madonna santissima. Allora, vediamo un po'. Sì. Sì. Questa qua l'abbiamo fatto bene prima, però, cioè. E ora no, invece. Che cavolo sta succedendo a sto gioco, raga? Vediamo un po'. Qui non capisco dove cavolo devo andare, raga, sinceramente. No, vabbè. E vediamo se ora va sto flip, raga. Mannaggia la miseria. Quasi quasi mi metterei io dritto qui. Però lasciamo stare e facciamo fare al flip. Ok. Siamo perfetti. Io non devo muovere nulla perché dovrebbe essere così. E infatti ora è andata. Perché prima è andata? Ok, qui contro la forza di gravità, veramente incredibile. Altra volta l'aereo, raga, il flip qui. Bello, bello. Peccato per quel flip perché è una gara perfetta e stupenda, veramente stupenda. Tantissimi flip con alcune cose moddate, veramente una gara fenomenale, raga. Come d'altronde Nokia Micon ci regalava, perché ormai non più. Bello pure sto flip così in tarto slide. Ancora, bello, raga. Fenomenale, fenomenale davvero. Vediamo così dove ci porta sto tubo spaziale. Siamo in undicesima. Qua c'è un wall ride. Meno male che quello davanti mi ha guidato, perché sennò probabilmente avrei sbagliato, raga, sono sincero. No, qua non faccio cavolate. Però potevo anche andare più basso. Ci siamo, dai. Undicesima posizione. E ora forse ci sarà già il secondo giro. Dico già perché, raga, vorrei che durasse di più ancora, così c'è la possibilità di recuperare. Anche se il tutto dipende da quel flip maledetti. Allora, qua dovrebbe esserci il secondo giro. Infatti, secondo giro. Ragazzuoli, siamo in undicesima posizione. Abbiamo un minuto dal primo posto. Credo che il podio sia prettamente quasi impossibile. Questo mi bussa. Noi prendiamo il palo, giustamente. Ma vaffanculo, ve lo dico, mo. Me lo dico a me stesso, anzi. Prendiamo sto carboosting qua. Mannaggia, raga, quanto tempo ho perso. Questa volta non ho preso il palo e sono andato benissimo, anche un po' a culo, devo essere onesto. Quando c'è da dirlo, raga. Ok, anche qui un po' fortunato. Magari il karma ci sta ripagando. Siamo qui di nuovo, raga. Siamo alla salita in paradiso. Ok, il primo flip. Fenomenale sto flip, raga. Ah, finalmente è benissimo, raga. Mamma mia, che bellezza. Finalmente il flip è andato un amore. Vediamo così, siamo in nona. Forse abbiamo recuperato un'altra posizione. Forse l'abbiamo recuperata. Altro flip. Anche questo fantastico. Bello, bello, bello. Davvero bello. Pulitissimo. Speriamo ora che gli altri pure funzionino alla prima praticamente. Saltone, dimmi che ce la faccio. Faccio anche un flip. Per voi ragazzi, lo faccio per voi. Raga, momento decisivo. Vediamo se il flip ci funziona alla prima. Io me la chiamo, cazzo. Me la chiamo proprio. Non farmi tutti scherzi. Dai, dai, meteorite. Questo è il doppio flip, quello che prima ci ha fatto perdere migliaia di secondi. Questa volta ci siamo. Speriamo che ci siamo anche di qua, raga. Io non muovo nulla. Sì, ci siamo. Vediamo anche in che posizione siamo, perché sono molto molto curioso, ragazzi, di saperlo. Questo flip qua è fenomenale. Devo essere onesto, è geniale quel flip. Qui, raga, potremmo anche andare più veloci mettendoci così, senza toccare il muro. Infatti, cerco di andare il più veloce possibile per recuperare qualsiasi spicchio di tempo di metro. Però siamo in, dimmi almeno, tipo in sesta, in ottava, raga. Questo è tutto, no? Ottavo posto sporco e lezzo. C'è quello davanti, magari possiamo fare un pensierino. Vediamo un po'. Qua vado più basso. Vediamo se faccio bene, raga. Facciamo di car boosting. Questo lo superiamo, raga. Se magari frenassi.
Ma basta pali. Porco zio, raga, facciamo una petizione per uccidere i pali, per abbatterli tutti. Decima posizione, questo li supera. Sti cazzi. Passiamo alla terza gara, perché ho voglia di fare la terza gara. Terza gara, ragazzi, illuminate. E credo, ragazzi, che chiudiamo questo episodio con una chicca per gli amanti dei GP. Quindi le gare belle, diciamo, competitive. Partiamo con la Wagner, ho preso lei perché ci sta, ragazzi. Se non prendo la Wagner ora. Ah, per chi me lo chiede, ragazzi, me l'ha chiesto, non ho comprato la nuova auto perché ho letto un po', ho visto alcuni test e non è delle migliori. Nel senso, è una buona auto, ma comunque non è la migliore del gioco, ecco. Però nei GP e nelle gare con le curve potrebbe essere un'ottima scelta. Nelle gare stunt non credo troppo. Oh cazzo, raga. Questo di nuovo un altro che è andato a fare una scampagnata, come quello della prima gara. Raga, io non conosco sto GP, non so quando frenare, non so quando non frenare, quindi è un po' tutta una sorpresa per me. Ok, andiamo. Comunque è bella l'auto nuova, esteticamente, cazzo, è bellissima. Ok, noi con la Wagner dobbiamo vincere, però mettiamola in difficoltà questo davanti. In tutto questo, nella gara c'è proprio il creatore del GP. Oh, mamma mia, io ho perso un po' il controllo alla Wagner. Recuperiamo, freniamo. Bello sto GP comunque, bello veloce, mi gusta. Per chi di voi, ragazzi, mi lasciate un like, me lo dite nei commenti se volete altri video solo con gare GP, perché ne ho fatti altri in passato. Questo che ho combinato, è andato a sbattere. Ce n'è uno dietro, Sì, proprio azzeccato. Qua devo frenare per forza. Qua la T20, vedete, ragazzi, T20 dopo tutto è sempre performante, è sempre molto molto competitiva. Allora, qua posso accelerare, raga. Ora ho imparato un po' di più il circuito. Ah, e in altri mi avete chiesto se voglio, magari, se volessi fare un video pure GP con Pork Mods, che si sta specializzando da mesi ormai. Lo so che il suino si sta veramente raffinando la guida, e quindi magari sì, io lo chiedo. Noi abbiamo fatto un video sul suo canale dove abbiamo fatto un GP con le ruote bucate praticamente, e abbiamo fatto 1-1. C'era un rarimicidio da fare qua, sbagliato un po', dopo lo devo fare meglio, raga, con la curva. Qui la Wagner perde un po' di trazione, no, ci siamo. Car boosting. E qua freniamo, raga. Stiamo. No, non stiamo dominando. C'è questo dietro, che è proprio il creatore. Sì, Zerva ZWX Bro. Un mio amico inglese, credo, non so. Comunque parliamo inglese, quindi. Terzo giro, prima posizione. Qua, raga, la devo fare meglio questa curva. Vediamo se la facciamo al limite. Sì, ci siamo. Qua non leviamo il dito in acceleratore. Qua la T20 lui mi riesce sempre a recuperare. Scusate, adesso è un po' in silenzio, raga, ma sapete, quando faccio GP c'è bisogno di concentrazione, perché non si possono sbagliare neanche un centimetro. Quello che stavo invece a fare. Qua passando al massimo. Qua devo posso aprire neanche poco. Ok, me lo ricordo bene. La Wagner tira in una maniera assurda, raga. Una trazione incredibile, mamma mia. Se fosse buona anche su alcune gare stunt, veramente sarebbe l'auto perfetta, da usare sempre. No, no, troppo stretta la curva. Meno male che Zerva dietro ha fatto qualche errore, quindi ci siamo presi tutto lo spazio a nostro favore. Forse. Però no, non lo voglio dire, raga. Non lo voglio dire. Stavo dicendo quella brutta cosa, ma facciamo gli scaramantici, perché va sempre a finire male. Guarda come ha scodato qui. Ma per fortuna in maniera. Che cavolo, come cazzo stanno andando veloci questi? Madonna mia, raga. Mi stanno recuperando di brutto. Quarto giro. Ragazzi, sono andato proprio al massimo, cioè. Sto sfondando l'R2, per farvi capire. Qua manco freno, raga. Mamma mia, raga, mamma mia. Non ho frenato, vi giuro. Questo va al contrario. Burlone. Qua ho dovuto frenare un poco per forza. Qua rischiato, qua stretta. Qua sbagliato. Però recuperiamo, raga, recuperiamo. C'è questo dietro. Mi sta proprio in culo. Sarebbe un peccato perdere la cura. Guarda questo come va veloce, cazzarola. Ultima curva. No. No, raga, no. Non ci posso credere. Ragazzi, ho perso per 60 millesimi. Quella X21 mi ha bruciato. Complimenti a te, Gibbo. Ma mamma mia, ragazzi, io non ho parole. Non ho parole. La sconfitta più bruciante, che brucia di più nella mia vita. Tutta la gara dominata. Lasciate like per il supporto, raga.
Che vedevo di... Complimenti a lui. Ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere se volete PGP, soprattutto perché regalano emozioni del genere. In questo caso, negativa. Bella, raga.